Ciao a tutti, eccomi con un video dedicato a Barbie, però in questo caso abbiamo Ken Fashionistas numero 131. In pratica lui fa parte della nuova collezione dei Fashionistas. Qui abbiamo Barbie e Ken, penso che questo sia proprio lui. E dietro ecco le nuove Barbie e i nuovi Ken Fashionistas. Qui è lui, poi abbiamo quest'altra qua. Questa è tutta la nuova linea, però chissà se arriveranno tutte in Italia oppure no. Al momento al negozio, che in effetti è Panorama, erano arrivati soltanto i Ken, quindi c'era questo qua, che dovrebbe essere un Ken grassoccio. Poi c'era il Ken, questo qua è il solito biondo, normale. Poi c'era questo negretto che minuto, c'erano tutti e tre, poi di Barbie neanche l'ombra. Allora adesso lo apriamo così lo vediamo meglio. Mi ha colpito molto perché se... veloce, quella! Non vedeva l'ora di uscire dalla scatola, eccolo! Com'è bello, sembra vero. Stavo dicendo, mi ha colpito molto perché sembra un essere umano, non sembra un bambolotto. Allora vediamo il suo visino con questa boccuccia un po' leggermente aperta, un po' così, con le sopracciglia un po' sfumate agli angoli, molto bello. Poi ha i capelli come se avesse la gelatina, però attenzione solo al centro perché sui lati è rasato. Ovviamente la rasatura è colorata, non è né velluto né di nulla, è tutto, è solo un colore. Mentre a volte se vediamo le Barbie dove hanno i capelli rasati abbiamo del vellutino, qui invece è solo colorato. Però è molto sfizioso questo taglio, ecco. Lo fa sembrare ancora più umano, questi capelli a gel al centro e rasati così, molto sfizioso, devo dire la verità. Pure l'espressione che ha, sembra vero, non sembra un po' pazzo. Allora indossa questa felpa a giro manica col cappuccio. Che può indossare un bel colore di giallo con la scritta New York. È carino così. Come possiamo notare, ha delle braccia davvero in carne, perché questo è un curvy, è grassottello, si vede, ma anche la pancia, cioè Ken non è così, è grasso rispetto a Ken, cioè diciamo che sembra più vero, a me questo mi dà l'impressione di un essere umano, mentre Ken vabbè è più a bambolotto, perciò mi piace di più, sembra vero. Perché in effetti ci sono più persone in giro così che come Ken. E indossa questo pantalone di tuta grigio. Quindi sta bello comodo e sportivo. E piedi scarpe da ginnastica bianche. Molto semplici. Ah, che bello. Sul laterale c'è la scritta Ken. Belle. Anche le gambe sono belle massicce, ovviamente in proporzione a tutto il corpo. Infatti ma si vede pure la circonferenza, che normalmente non è così. Mi viene da ridere perché sembra vero, è troppo bello. Mi piace, mi piace proprio perché è grasso, ecco. E beh, anche Ken vuole mangiare pizza e patatine. Mica può stare eternamente a dieta. Eccolo, che carino, è troppo bello, mi piace da morire. Anche il viso, un'espressione reale, ecco. Bello, bellissimo. E a voi piace? Vi piace il Ken grassoccio? Va bene, io vi mando un bacio, vi saluto e alla prossima. Ciao ciao!